Come back. Vado. Buonasera, Convegno Storia 2018, Genova e l'economia del ponte. Parla Orazio Fergnani, la relazione dal titolo I ponti da demanio dello Stato a deriva della finanza mondialista. Bene, come solito facciamo un attimino un po' di biografia che qui in questo caso è interessante, strana e particolare, come leggo, come così ho avuto modo di vedere. A causa, così dice Orazio Fergnani, a causa della mia incontenibile ed impulsiva indole giovanile per aver frequentato per un anno circa il corso di architettura presso l'Università La Sapienza di Roma, eppur essendo stato iscritto al corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Università La Sapienza di Roma, che frequento con discreto esito per un paio d'anni, non mi sono intenzionalmente mai laureato. Complimenti. In questa circostanza parlerò della sfida epocale che metterà a confronto con realtà mai prima verificate e ci vedrà in competizione con la nascita di una nuova specie senziente da noi stesso generata e che dovremmo ineludibilmente affrontare nei prossimi anni. Il titolo della mia relazione è La fine del lavoro umano o della specie umana? Quella era un'altra relazione. Ah, era un'altra relazione. Il titolo è quello che ha detto Giovanni. No, ci siamo per questo. No, io qua leggo qui, il titolo della mia relazione è... Quindi... Era una vecchia relazione. Ah, ok. Il titolo è I ponti da demanio dello Stato derivati dalla finanza mondialista. A lei la parola. Grazie. Dunque, io purtroppo ho stampato ultimamente questo libro dove raccolgo in 28 capitoli 28 tragicomedie italiane e sono delle fattispecie diciamo emblematiche delle situazioni che si vengono a creare del tutto kafkiane direi e che mettono in risalto l'assurdo di questa nostra società che viene manifestata dalla, diciamo, attraverso i media, attraverso diciamo, le fonti ufficiali, prime fra tutte le università, in maniera che si ritiene in qualche modo coerente, quando in realtà è del tutto incoerente e assolutamente irrazionale. E appunto, tornando al ponte, perché il ponte è la centralità del tema, il ponte lo hanno esaminato in questi mesi sotto tutti i profili e da tutte le angolazioni, ma non tutte, quasi tutte. Hanno guardato l'aspetto scientifico, l'aspetto tecnologico, l'aspetto umano, l'aspetto morale, l'aspetto sindacale, politico, democratico e quant'altro, ma non ce n'è uno che abbia evidenziato l'aspetto più consistente, più solido, più concreto, e che è quello finanziario. Che c'è? Che sotto il ponte, andando a scavare nel basamento del ponte, metaforico ovviamente, e che cosa c'è davvero come conseguenze, non solo a livello locale di Genova, ma quello che riguarda ogni aspetto attraverso la finanza? E a ciò arriviamo. Dovrò leggere questo che leggo, come gli altri 28, gli altri 27 capitoli, sono 27 querele che sono state depositate alle varie procure nazionali ed anche internazionali. E come adesso vedrete, vi sconvolgerà quello che vi dirò, ma la cosa incredibile è che non ha sconvolto i magistrati. I magistrati in presenza di un reato, articolo 112 della Costituzione, devono intervenire, non è che possono intervenire, devono intervenire. E regolarmente, metodicamente, noi abbiamo depositato come Alba Mediterranea, penso 700-800, forse un migliaio di querele contro i massimi poteri dello Stato ed internazionali, e sono state improntate quattro procedimenti. Ci sono quattro procedimenti in corso che, bontà loro, prima o poi archivieranno, ormai è classico, però comunque insomma, c'è un minimo di attività. Ecco. Allora, leggo.
L'attuale vicenda del crollo del ponte Morandi sulla A10 è solo un minimale tassello della quasi semisecolare vicenda della regalia dei diritti dei cittadini regolari e legittimi possessori e fruitori dei beni dello Stato, in particolare dei beni demaniali, spudoratamente regalati alla cosiddetta finanza internazionale, che altro non è se non una banda di criminali senza patria e senza principi morali, che maravaldeggiano da molti decenni sullo scenario internazionale, che in assoluto dispregio delle norme nazionali sottrae, rapina e succhia ogni linfa vitale. Tutti i fatti che metodicamente noi di Alba Mediterranea regolarmente inoltriamo all'attenzione di tutte le procure dello Stato, non tanto per la ingenua supposizione di vedere attivarsi la macchina della giustizia, no, semplicemente per registrare negli annali le nequizie e le nefandezze poste in essere da questo ciurme di pirati di corsa che ormai spadroneggiano a man bassa sui beni dei cittadini e degli stati, del tutto impuniti ed addirittura osannati anche dalle pubbliche istituzioni, fra cui anche la magistratura e qualcosa anche della Presidenza della Repubblica, ma tralasciamo, è un altro argomento. Vi leggo quello che ha scritto un redattore del Sole 24 Ore il 25 ottobre 2017. Dice questo signore, che poi vediamo chi è: sono passati 25 anni dal 2 novembre 1992, quando il ministro del Tesoro Piero Barrucci consegnò l'attesissimo piano di privatizzazioni al presidente del Consiglio Giuliano Amato. Ve lo raccomando, dalla cessione dei gioielli di famiglia, che fatturavano allora quasi 200 mila miliardi di lire all'anno, avete capito? 200 mila miliardi di lire, e occupavano 85 mila famiglie, e costituivano il nervo del sistema nazionale di innovazione. Lo Stato ha incassato, dice questo signore, facendosi meraviglia e contento, oltre 95 miliardi di euro, e tralascio. Questa affermazione è stata pubblicata sul Sole 24 Ore da Andrea Goldstein, o meglio Goldstein, che è un economista e professore universitario, ha lavorato all'OCSE, Foreign Investment Advisor Service della Banca Mondiale, da ottobre 2015 è Managing Director di Numisma. In rapida riflessione su quanto affermato, confermando dati inoppugnabili da questo luminare dell'economia, questa domanda a voi: vi sembra un'operazione vantaggiosa quella descritta appena sopra? Questa è stata la prassi e di fatto e di fatto il dottor Andrea Goldstein, nomen omen, conferma con il suo articolo che la prassi è tuttora attuale e soprattutto morale, da esserne seri. Ma per tornare ai giorni nostri ed attualizzare e contestualizzare e contestare fortemente, sembrerebbe che Autostrade S.p.A. non avrebbe in realtà mai speso nulla per la manutenzione ordinaria e straordinaria del ponte Morandi sulla A10. Gli specialisti internazionali che detengono le azioni della società in questione incassano miliardi di euro di pedaggio ogni anno, circa 7. Ma alcuni irresponsabili pescecani, componenti dei vari governi che si sono succeduti negli sporchi affari di Autostrade S.p.A., tutti a partire dal 92, tutti, nessuno escluso, li aveva pure sollevati anche dallo sostenere un euro di costi per svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi ci arriviamo. Autostrade S.p.A. inoltre è turpemente il controllore di se stessa per la verifica della sicurezza delle reti autostradali in concessione, cioè è come se uno autocertificasse che è sano di salute o sano di mente. Questo è impossibile. Oddio, oggi l'autocertificazione in determinato modo in alcune cose ci possono fare, ma non in queste cose qua. I guadagni di Autostrade per l'Italia S.p.A., detta anche Aspi S.p.A. o Autostrade S.p.A., sarebbero netti in base alla convenzione stipulata nel 2002 governo Berlusconi tra il Ministro del Trasporti e Autostrade di interesse nazionale alla sola ANAS. E quindi allo stadio degli anni, infatti, il decreto legislativo 862 eccetera eccetera aveva incredibilmente individuato anche le autostrade privatizzate nel 1999, come appunto la A10 della Liguria, nella rete autostradale di interesse nazionale, che per cui l'ANAS paga e produce e fa le manutenzioni e quant'altro. La realizzazione finanziaria depositata da Aspi S.p.A. porta costruttivo incassi negli ultimi due anni 2016-17 di circa 7 miliardi di euro di pedaggi autostradali. Nel 2007 il ministro dei trasporti Di Pietro,
vedi sua più volte ipotizzata appartenenza ai servizi segreti anche a anglo-americani, oltre ad altri, aveva rinnovato l'accordo tra ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.A. Possibile che non si sia accorto che il decreto D'Alema richiamato nella convenzione del 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ANAS comprendesse anche autostrade già privatizzate fra le autostrade di interesse nazionale da mantenere da parte di ANAS a carico quindi dello Stato e dei cittadini italiani? Possibile che nessuno se ne è accorto? Che Di Pietro non se ne è accorto? E vabbè, andiamo avanti. Tralascio molto perché l'articolo è piuttosto lungo, ma arrivo al punto dolente. Dunque, una delle cose da sapere è questa qua. Autostrade dell'Italia S.p.A. ha realizzato solo circa 1 miliardo di euro di utile nel 2017, dicono loro, a fronte di 3,6 miliardi di euro di pedaggi incassati nel 2017. Ma visto che non sostiene alcun costo di manutenzione né ordinaria né straordinaria che vengono sostenuti da ANAS, ossia dallo Stato italiano, 2,6 miliardi di euro di uscite rappresentano il costo del personale? Per giustificarsi, ipotizzando un costo medio di 30.000 euro per dipendente, dovrebbe avere 86.000 dipendenti. E invece la signora Autostrade S.p.A., che poi vediamo di chi è, come si chiama veramente, ha 7.349 dipendenti, cioè a questi signori gli dà 2.600 milioni di euro a 7.000 persone. Quanto guadagnano questi? È una cosa allucinante. Vabbè, andiamo avanti, tralascio altre cose troppo dilatanti il mio discorso. Vabbè, andiamo avanti. Allora, tralascio tutto il precedente che sarebbe troppo lungo. Questa distonia nascerebbe dal fatto che quando Autostrade era dell'IRI si controllava da sola, in quanto essendo pubblica non aveva senso che un soggetto pubblico con la mano sinistra, ossia l'ANAS, controllasse un soggetto pubblico con l'altra mano, quindi Autostrade, come anche sottolineato dal professor Ugo Arrigo, docente di economia dei trasporti dell'Università di Milano Bicocca. Con la necessità e con la successiva privatizzazione, il controllo pubblico è invece divenuto indispensabile, ma non è stato mai attivato in quanto sarebbe stata copiata questa definizione, diciamo, legale, tale e quale la concessione precedente che non lo prevedeva. Ovviamente viene logicamente supposto per favorire la società Autostrade, che ne consegue e quindi ne consegue la nullità del contratto di concessione autostradale per la violazione della legge numero 474 del 1994, articolo 1 bis. Tutti i contratti di concessione della rete autostradale sarebbero da dichiarare nulli, in quanto la legge 474 imponeva che fosse istituito il regolatore indipendente dei trasporti prima che fosse iniziata la privatizzazione delle autostrade ai sensi delle norme generali allora vigenti sui processi di privatizzazione. Ebbene, questo regolatore indipendente dei trasporti non è mai stato istituito, non esiste neppure ora. Queste cose qua non l'avete sentito da nessun telegiornale, da nessun giornale. Sono fatti di una gravità assoluta, cioè è come discutere se strozzo la gallina o no. Io ho la gallina e la strozzo quando voglio. Qui il paese, il governo potrebbe strozzare la gallina in qualunque momento senza discutere, e invece siamo qui a ciurlare nel manico di chi ha la competenza o no. Questi vanno male via a calci nel culo senza discutere, è già previsto nelle leggi che hanno firmato, nei contratti di concessione. Pertanto sono nulli tutti i contratti di concessione della rete autostradale italiana sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge del 94, 474. Nulla deve essere più corrisposto dallo Stato italiano alla concessione per mancati incassi futuri utilizzati, perché questi dicono manchiamo gli incassi, ti addebitiamo le ripercussioni del contratto, le clausole restrittive del contratto. Qui non c'è nessun contratto, non esiste il contratto. E quindi futuri attualizzati ad oggi per revoca del contratto di concessione, in quanto il contratto stesso è nullo per palesi inadempimenti contrattuali. Il paese, il governo, basterebbe che portasse in tribunale la signora Autostrade S.p.A. e gli fa un culo tanto, scusate l'espressione, ma così ci capiamo bene. E tralascio altre cose, insomma, che sarebbe troppo lungo, chi vuole se le va a leggere sul libro.
Ma la cosa importante è questo. Allora, il sospetto quindi è che il continuo aumento dei pedaggi autostradali che si è verificato sulle autostrade privatizzate non sia giustificato da opere poi realizzate, ma semplicemente da Autostrade S.p.A., dal fatto che Autostrade S.p.A. abbia deciso di aumentare le tariffe e basta, per conseguire semplicemente maggiori utili. Le autostrade privatizzate italiane sono infatti le più care al mondo, sottolineando che nella quasi totalità degli stati le autostrade inventate dal governo Hitler nel 1938 e a seguito di quelle italiane che collegavano Milano ai laghi eccetera, non sono a pagamento. Il documento declassificato nel 2017 dimostra che il governo Hitler nel 1938 aveva costruito le prime autostrade in Germania, strade ossia doppia corsia e unico senso di marcia, in cui non era consentito ai passanti e alle biciclette di circolare e il transito era gratuito e non c'era nessun pedaggio da pagare. Ci si domanda se i vari Amato, Barucci, D'Alema, Prodi, Letta, Renzi, Del Rio, Delirio e quant'altri che abbiano privatizzato le strade senza istituire un regolatore indipendente dei trasporti, che furbescamente hanno prorogato con decreto legislativo le concessioni di Autostrade S.p.A. fino al 2042 e senza gara, e i vari boss Berlusconi che nulla hanno promulgato o preteso per sanare queste illegalità, si credano eredi dell'antico impero Cazzaro. E qui arriviamo al nocciolo con la U. Il maggior azionista di autostrade per l'Italia S.p.A. è Atlantia con l'88,06%. Fino al 31 dicembre del 2017 Atlantia deteneva il 100% del capitale di Autostrade per l'Italia S.p.A. come rilevabile dal sito web stesso di Atlantia. Atlantia è quotata in borsa dal 91, prima di avere le concessioni. Vado avanti. Come in ogni società quotata, il capitale di Atlantia è suddiviso tra capitale fisso, ossia trasferibile solo con atto notarile tra proprietario e compratore, e capitale flottante, i cosiddetti mercati, fra virgolette, ossia acquistabili giornalmente in borsa attraverso una banca o una società di trading online. In Atlantia il capitale fisso è detenuto per il 30% del capitale dal gruppo Benetton con la società Sintonia Edizione, che c'è cape, lo sanno solo loro, ma questo è. Un altro è il 5,12% di capitale fisso è detenuto dal fondo Cazzaro BlackRock. E poi andremo al nocciolo un po' più al centro. In Atlantia il capitale flottante è il 45,46% del capitale totale. Ma io qui mi riferisco al magistrato, ma caro magistrato inquirente che ci leggi, comincio pure a riflettere e a considerare la situazione in cui, se il capitale flottante fosse detenuto dalla sola decina di fondi Cazzari proprietà della City of London, e cioè la Vanguard, State Street, Fidelity, Northern Trust, Franklin Templeton, BNP Paribas Trust, JP Morgan Trust, eccetera, attraverso il sistema delle subdeleghe conferite a un migliaio di società dell'improbabile nome, sparse in giro per il mondo, il 22,9% degli Stati Uniti, che a loro volta hanno delegato l'ignaro studio legale Trevisan di Milano, e noi querelanti abbiamo ampiamente denunciato a tutte le magistrature. Sarebbe interessante andare voi ad informarmi chi sia lo studio Trevisan. Assetto già riscontrato e confermato dal Ministero dell'Economia e della Finanza italiano, attuale, cioè quello precedente, in risposta al question time della Commissione Finanze del Movimento del 5 Stelle, nelle 5 banche quotate azioniste di maggioranza dal 93 con 265 voti su 529 di Banca d'Italia S.p.A., e cioè le Banca Intesa, Unicredit, Cassa di Risparmio Bologna, Carige e BNL. I fondi Cazzari della City deterrebbero quindi il 50,58%, uguale al 45,46 più 5,12 che abbiamo visto prima, del capitale totale dell'Atlantia. Pertanto la maggioranza di voto di Atlantia sarebbe sotto il controllo di questi signori e non di Benetton. Cominciamo a chiarire gli aspetti: non è più Benetton il proprietario, ma sono i Cazzari, che non rispondono al governo italiano se non con controversie internazionali.
Riflettiamo su chi siano i protagonisti, il loro ruolo, la loro parte in scena e chi sia il regista. Il fatto che un governo li abbia sollevati dal pagare le spese di manutenzione non significa, per fare un parallelo, che se un ponte crolla, provocando decine di morti e feriti e centinaia di senza casa, i componenti del CDA e collaterali godono di assoluta impunità e immunità, pure se sono cazzari, pure se sono, come si dice, senza patria e né onore, no? Rispondono di fronte alla legge uguale, però evidentemente questo governo e il Parlamento, questo Parlamento, non hanno nessun interesse a portarli in processo. Tralascio altre cose. Dalla lettura del comunicato stampa di Autostrade per l'Italia S.p.A. emerge una totale mancanza di empatia verso le vittime del ponte. Infatti nei giorni successivi al disastro il primo bollettino stampa che ha emesso la società diceva: la società si è limitata a sottolineare che se le fossero revocate le concessioni lo Stato italiano dovrebbe pagare tutti i suoi mancati introiti futuri attualizzati ad oggi, tale e quale accade con i derivati. E ricordiamoci i derivati, che sempre questi stessi fondi attraverso circa 20 diverse banche d'affari hanno comminato dal 2001 a circa 900 enti locali italiani, arrecando loro miliardi di euro di perdite già addebitate sul conto corrente dell'ente locale che i cittadini dei comuni e delle regioni stanno pagando attraverso le tasse. No, chi avrà stipulato? Il direttore generale o il segretario generale del comune? Come ha fatto? Chi gli ha dato l'autorizzazione a firmare i derivati? Come ha potuto firmare i derivati? Sarebbe da riflettere anche su questo. Sarebbe da mandare in galera tutti quei segretari o direttori generali che hanno firmato questi contratti, capestro. Perché o per incapacità di intendere di volere ti metto in manicomio, oppure se sei capace ti mando in galera per almeno 20 anni e ti sequestro tutti i beni. Andiamo avanti. Tralascio altro, molto altro. Ecco, questo è interessante. Come ci insegna la recente storia nazionale, vista la collusione di larga parte anche della magistratura, che invece di indagare rinuncia in favore di ricompensa a vario titolo e varia natura, la società Atlantia ha contratto infine in data 25 maggio 2017 un finanziamento di euro 14,6 miliardi con un consorzio di 24 istituti di credito per farsi finanziare l'operazione di OPA lanciata sulla totalità delle azioni di Abertis Infrastructuras S.A., la società autostrade spagnola. A luglio 2018 la Commissione UE non ha trovato niente di strano, mentre in tante altre occasioni ha messo in atto il veto alla fusione, all'integrazione, alla digestione di varie società a livello italiano, ricordiamoci per tutte la SIP Telecom, tanto per dirne una, e quindi ci ha dato lo senso positivo per l'acquisto di Abertis da parte di Atlantia. Nel CDA di Abertis, ho già detto ma lo ricordiamo, siede ora l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta. Ma guarda caso, incredibile, con 60 milioni di cittadini che potrebbero sedere lì c'è lui. Vabbè. Con la controllata aeroporti di Roma, che è sempre controllata dai signori Cazzari, ricordiamocelo sempre, Atlantia, attraverso Atlantia, ha contratto finanziamenti per 650 milioni di euro, con la controllata società Autostrade Meridionali, che sempre è controllata da Autostrade S.p.A. ha contratto un finanziamento con Banca Intesa per 470 milioni di euro, con la controllata pavimenti all'S.p.A. Atlantia ha controllato un finanziamento di 50 milioni di euro con Credit Agricole per acquistare una fresa TBM per il traforo del tratto appenninico località Santa Lucia. Tralascio insomma altre cose, insomma, questi signori vanno in banca e gli danno 14 miliardi e mezzo sull'unghia, così come niente fosse. Provateci voi. Mi accontento di uno solo. Allora, della serie a tutti i cittadini basta chiedere il finanziamento ed il mantenimento sarà dato. Tutti i contratti di finanziamento contengono la clausola change of control, e c'è un motivo.
e cioè che permette alle banche di chiedere il rimborso anticipato del finanziamento quando la società Autostrade o Atlantia perdano il controllo. Cioè vuol dire che se magari malauguratamente a qualcuno viene in testa di comprarsi Atlantia, oltre a pagare Atlantia deve dare 14 miliardi e mezzo alle banche. Questo così per far capire insomma il marchingegno con cui hanno blindato la loro società. Ma ricordiamoci sempre che esiste un potere assoluto dello Stato che si chiama confisca. Si chiama confisca. Uno Stato in situazione di emergenza come noi, a prescindere dal contratto nullo o meno, può confiscare tranquillamente la signora Benetton, tranquillamente, senza nessuna remora, senza nessun problema di crisi di coscienza. Però questa società e questo Consiglio dei Ministri, questo Parlamento, non lo fanno. Viceversa, invece di farlo, anche i grillini regalano 18 miliardi di demanio ai Cazzari. Ma sono cose sconvolgenti, questo o no? Nessuno che interviene. Vabbè, andiamo avanti. Vado oltre e cerco di concludere. Cerco di concludere. Allora, dicevamo che Atlantia è quotata in borsa dal 91, gli azionisti si sono tenuti sempre ben strette le loro azioni a partire dal 98, quando è iniziato a sentire aria di privatizzazioni dell'ente Autostrade S.p.A. Dal grafico storico si nota che dal 1991 al 1998 l'azione di Atlantia messa a 1 euro è stata sempre sotto 1,7 euro, poi è balzata a 3,5 euro nel 98, quando si è sentito odore di privatizzazione, per raddoppiare ancora a 7 euro nel 99, quando la privatizzazione era ormai certa. Dalle privatizzazioni dell'ente Autostrade, la quotazione dell'azione Atlantia non ha avuto soste di progressivo aumento, giungendo a 28 euro per azione il 1 ottobre del 2017, quando la privatizzazione era ormai per poi scendere a 19,34 euro per azione col crollo del ponte Morandi. Ciò significa che Benetton e gli eventuali soci fondi Cazzari occulti hanno comunque decuplicato in poco meno di 18 anni il valore della loro azione acquistata e messa a 1 euro, vendendo oggi a 19 euro. Oltre ai circa 120 miliardi di euro di pedaggi incassati dal 99, si realizzerebbe anche un guadagno in conto capitale di 19 miliardi di euro, ma se si rilascialisse a 28 euro per azione, gli azionisti ovviamente realizzerebbero 28 miliardi di euro di guadagno, ossia 30 volte l'euro iniziale che avevano messo in piedi. Per questo motivo, anche in occasione di aumenti di capitale o emissioni di bond convertibili in azioni, l'emissione di Atlantia dal 99 è andata esaurita in pochi minuti di appannaggio di sintonia, che abbiamo visto è dei Benetton, e dei cosiddetti mercati, che abbiamo visto che sono dei Cazzari, proprietari della Sidi e attraverso la Sidi proprietari anche della Borsa di Milano. Non ce lo scordiamo mai, quindi sono dappertutto. All'altra Cazzara, BlackRock, visto gli utili miliardari realizzati ogni anno, zero costi di manutenzione sobbarcati dall'ANAS, con zero rischi di essere scoperti perché si autocertificavano da loro. Poi ancora nel 2008, per fare così un po' di cronistoria a chiudere, col crollo delle borse mondiali il titolo Atlantia ebbe una breve flessione, ma si riprese subito ritornando a crescere fino a livelli sopracitati, circa 30 volte superiori al valore iniziale. Immaginiamoci invece i circa 500.000 piccoli risparmiatori di banca Monte Paschi di Siena, costretti a comprare le azioni della banca nel 2008 a 80 euro per azione pur di avere il prestito, che poi sono stati liquidati a meno di 20 centesimi ad azione, cioè hanno perso circa 1.600 volte quello che avevano investito. Immaginiamoci altrettanto i circa 300.000 piccoli risparmiatori delle banche venete costretti a comprare azioni della loro banca nel 2008 a 42 euro per azione pur di ottenere un prestito, che ora sono stati liquidati, ricordiamoci bene anche quello promesso dai grillini, ed è anche da loro è stato fatto questo discorso, che sono stati liquidati
le azioni ad un euro per azione, cioè praticamente niente, da 42 a 1. La differenza tra 80 euro e 20 centesimi per la MPS e tra 30 e 42 e 1 euro delle banche venete è stata incassata dai fondi Kazari, proprietari della City of London. Che altro aggiungere se non che la strategia cerchiatrice dei cosiddetti privati, i cosiddetti mercati, no? Sono loro, ma non è che siamo noi i privati, sono loro, che in realtà consistono di una dozzina di banche mondiali, magari pure sotto un'infinità di diverse sigle e loghi, ha come fine ultimo la distruzione di questa civiltà, l'instaurazione di una dittatura monetaria schiavizzante per le future generazioni, se non si interverrà attraverso una generale presa di coscienza e di civismo sociale a smantellare questo infame progetto. Faccio solo vedere che questo è il penultimo capitolo, l'ultimo capitolo parla del fatto che la Banca d'Italia è proprietà dei Kazari, di 1991 banche definite in tantissimi modi in giro per il mondo, ma che rispondono ai fondi di, occulti che sappiamo bene. Ho finito, grazie mille per avermi sopportato fino adesso e spero di essere stato interessante. Pace e bene. Grazie a Orazio Sagnani. Giorgio. Aspetta! Aspetta un attimo. Ah. C'è un po' di premura, credo che rimangano gli ultimi tre. Ma come c'è? Perché si chiama? Bene, gli ultimi tre. So del Kazakistan, no? Come? Vai. Kazakistan. No. Sono del Kazakistan, sì. No, Kazakistan sono i kazaki, questi sono i kazari, è diverso. Non è la stessa cosa. Da non scambiare con kazaki. Ma c'hanno i vetri che c'hanno, non lo so, non lo so. Aspetta. Battere. Fuggi.